Oggi l'associazione Amico Giardiniere ha potuto verificare il risultato di un atto di vandalismo perpetrato ai danni di un albero piantato da poco tra quelli che sono stati collocati sul perimetro lungo laguna del parcheggio all'Isola dell'Unione. Si tratta di alberi ancora giovani su cui qualcuno ha deciso di usare le maniere forti, sollecitando il tronco con talmente tanta violenza da rompere non solo il giovane tronco dell'albero, ma anche i due tutori che lo affiancavano. L'associazione non ha potuto far altro che avvisare in via ufficiosa che di competenza, ma quello che in questa vicenda si dimostra palese è la mancanza di rispetto che taluni hanno per il bene pubblico e in questo caso per l'ambiente da cui tutti traiamo beneficio. Non si tratta solo di un danno al comune che ora dovrà spendere il denaro di tutti per ripristinare una pianta, ma di un danno a tutta la comunità che viene privata di un bene prezioso per le funzioni che compie a vantaggio dell'aria che respiriamo e che respirano anche gli idioti che hanno compiuto questo gesto incommentabile. La presidente dell'associazione si augura che ci siano telecamere per poter verificare chi sia stato a compiere questo gesto incivile o che qualche testimone si faccia avanti. Si deve cominciare a pensare seriamente cosa fare per dare un freno a chi si macchia di questi piccoli reati, afferma, che presi nella loro globalità costituiscono un danno dal valore importante per l'amministrazione comunale. Chi commette reati di vandalismo dovrebbe risarcire la collettività almeno con lo svolgere lavori a favore della stessa per un monte ore. Forse questo insegnerebbe il rispetto di ciò che è di tutti. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.